Invece è la frammentazione di diversi settori, come quelli che nell'Italia ritengono che le strade siano ancora una priorità assoluta, assolutamente indipendente dal paesaggio. Il criterio funzionale si è messo al di sopra di qualsiasi altra valutazione e il criterio estetico, ambientale e paesaggistico si è considerato una cosa da poeti e da persone che si occupano di cose superflue. La bellezza dei posti, l'unicità degli ambienti naturali, il valore degli ambienti culturali sono la risorsa economica più grande di cui noi possiamo disporre al presente e per le generazioni future. Ma grandissima parte di economisti, tecnici, pianificatori e politici, ottusamente e per ignoranza, perché non hanno girato il mondo, non hanno visto i confronti con altri paesi, ignorano questo capitolo. Ma la bellezza di questo insieme di panorama dell'Alto Lago, di queste valli, di questi boschi, di questi castagneti, noi non siamo nostalgici dei centri storici, delle case di pietra per ricordare un modo passato di vivere che oggi non è più proponibile, ma noi vantiamo con orgoglio il mantenimento di queste testimonianze, perché ci parlano di un'umanità, di un'organizzazione collettiva e sociale che permetteva possibilità di relazione tra l'uomo e l'ambiente, tra l'uomo, l'alba e il tramonto, tra l'uomo, la primavera e l'autunno, che sono valori inestinguibili, che dopo qualsiasi ubriacatura di consumismi tornano a essere attuali, presenti e sono il sostegno. Forse uno dei pochi sostegni che noi troviamo per cercare un senso alla nostra vita e per acquietarci nella parabola della nostra esistenza.